Siamo qui da luisaviaroma.com, siamo con Cesare Casadei. Allora, ci può spiegare un attimo che cosa ha presentato per questo progetto qua in correlazione con Swarovski? Sì, devo dire che è una scarpa alla quale tengo in particolar modo, perché una scarpa che abbiamo presentato oggi da Luisa Via Roma a Firenze, penso che sia un oggetto alla quale la Casadei, in questo oggetto, risulti tutto quello che è la storia e il sapore della scarpa Casadei, quindi la cultura, il ricamo, la passione per quello che è l'oggetto di lusso, un oggetto estremamente sofisticato ed elegante. In più è un oggetto fatto principalmente, essenzialmente 100% made in Italy, è fatto estremamente tutto a mano e quindi è tutto composto da Swarovski Element, sono 800 cristalli tutti ricamati a mano. Quanto tempo ci è voluto per creare questo gioiello, chiamiamolo così perché è un gioiello a tutti gli effetti? Diciamo solo di realizzazione tecnica una settimana solo di lavoro, e penso che questo più che lavoro sulla scarpa sia, io lo ritengo un'arte questo, perché devo dire che la scarpa che abbiamo presentato oggi ritengo che sia uno degli oggetti più edgy e più forti che l'azienda Casadei rappresenti un po' il Made in Italy nella sua pura eccellenza. Assolutamente geniale, concordiamo su tutto. Vogliamo sapere dove è arrivata l'ispirazione per creare questo gioiello incredibile. Ma devo dire, io ero al telefono con Andrea e gli ho detto: Andrea, hai un'idea in particolare per quello che vogliamo presentare assieme a Swarovski Elements per la presentazione? E lui mi ha detto una cosa, mi ha detto: Cesare, fai la cosa che tu senti, è la cosa che ti piace fare, è la cosa che rappresenti la tua azienda. Di lì è partito, siccome sto lavorando nella mia collezione su tutto un concetto di anelli e catene applicate su tacchi, plateau e strutture, ho detto: perché non fare una calzatura composta da tutti anelli che compongono questa scarpa e che sono fatti di cristalli Swarovski Element, ma ogni anello di un colore diverso. Questo gioco di catene, questa liaison tra il sexy e l'elegante, tra l'haute couture e pezzi edgy che riescono a dare l'espressione di quello che è il massimo di quello che si possa dare, secondo me, nel Made in Italy. Concordiamo su tutto, complimenti veramente e grazie per il tempo che ci ha dato. Grazie a voi, grazie a voi.